Io prima di iniziare l'intervento volevo dire una cosa che ritengo importante. Si è parlato molto di suscettibilità, di carte della suscettibilità. Io arrivo già un po' alle conclusioni del mio intervento, che a mio avviso, per parlare, poter parlare di suscettibilità è importante conoscere bene la genesi di questi sincuni. In realtà sono d'accordo con Stefania Niso nel dire che spesso l'effetto finale è quello della formazione di una voragine. Ma in realtà la genesi, diciamo, le formazioni di sincuni possono essere molto diverse da punto a punto. Quindi il mio intervento, diciamo, si sofferma soprattutto su questo aspetto, cioè sulle diverse tipologie di sincuni di origine naturale che abbiamo almeno evidenziato in Campania negli ultimi anni. Qui trovate cioè, i nomi delle persone, dei ricercatori che hanno lavorato negli studi. Innanzitutto i sincuni sono legati appunto, possono essere legati a cause antropiche o a fenomeni naturali. Io mi soffermerò soprattutto sulle cause naturali. Le differenze sono, vedete però, che i sincuni antropici sono sicuramente molto più frequenti, hanno sicuramente dimensioni più limitate, interessano però centri abitati e quindi hanno un elevato rischio, hanno a mio avviso un interesse, limitato interesse geologico regionale, ma hanno invece un interesse applicativo importante chiaramente. I sincuni invece, diciamo, naturali sono sicuramente meno frequenti, però hanno spesso delle elevate dimensioni, possono raggiungere, diciamo, anche centinaia di migliaia di metri cubi come fenomeni catastrofici. Interessano aree montane, hanno un rischio basso, che può essere però molto elevato se in alcuni punti siamo proprio di fronte a zone molto urbanizzate, come in Campania, per esempio, la zona della penisola sorrentina. Hanno, a mio avviso, un notevole interesse geologico regionale. Non vi parlerò dei sincoli antropici, noi in Campania, sapete tutti, abbiamo problemi molto seri di cavità artificiali. Sono in corso ora, appunto, tra Università e ISPRA, delle collaborazioni attraverso il dottor Guarino, e questo è solo un esempio di questi puntini rossi e neri che vedete, l'estrema, diciamo, densità di cavità artificiali, in bianco i sinkhole. Gli studi sono rivolti soprattutto alla suscettibilità però locale, quindi a scala molto dettagliata, non macro suscettibilità nei centri storici e anche delle indagini geofisiche per individuare sincoli che attualmente sono sconosciuti. Inizio a parlarvi un po' quindi dei sincoli di origine naturale. Diciamo, le ricerche condotte negli ultimi anni hanno chiarito, diciamo, sicuramente alcuni aspetti sulla formazione di sincoli, ma tante altre a nostro avviso non sono ancora chiare. Quindi vi parlerò prima un po' degli aspetti scientifici consolidati per poi passare a quelli che noi riteniamo essere un po' più delle problematiche. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda i sincoli naturali, possiamo dire che si dividono in contesti di pianura, l'abbiamo già visto, e in contesti di versante calcareo. Nei contesti di pianura abbiamo sincoli, almeno in Campania, che si sviluppano in valli fluviali, in conche intramontane e in grandi pianure, soprattutto per i tirreniche. Una sintesi di questi sincoli è riportata nel lavoro che vedete citato qui nella slide. Per i contesti invece calcarei, i sincoli si possono generare soprattutto sulle falde detritiche oppure alla base dei versanti, più raramente sui versanti. I sincoli, diciamo, nelle valli fluviali, che caratteristiche hanno? Hanno dimensioni in genere ridotte, l'abbiamo già visto in qualche presentazione precedente, quindi 5-15 metri di diametro. Interessano sempre materiali alluvionali fini, lime e sabbie. In alcuni casi è chiaro il coinvolgimento del substrato calcareo poco profondo, quindi si tratta, diciamo, legati anche al carsismo in alcuni casi. In altri casi, quando siamo in zone, diciamo, molto distali dal versante calcareo, sono chiaramente legate all'azione di faldo in pressione durante, appunto, periodi molto piovosi. Queste fenomenologie tutte purtroppo si obliterano facilmente, cioè dopo pochi anni scompaiono, e quindi, diciamo, è un po' un problema per poi produrre carte della pericolosità e della suscettibilità. Questo è un caso del sinkhole in Mastrati. Alcune perforazioni eseguite, diciamo, ai lati di questo sinkhole mostrano chiaramente la presenza di una falda in pressione, che è un fenomeno di liquefazione, e la venuta a giorno della falda. Altro caso abbastanza chiaro, quindi, diciamo, con ormai una geologia a mio avviso abbastanza chiara, è quello di Forino, dove vediamo 8 sinkhole che si sono sviluppati in una zona abbastanza prossima ai centri abitati negli ultimi decenni. È una conca intramontana con un substrato miocenico ricoperto da depositi piroclastici. Questo è uno dei pochi casi in Campania, e devo dire poi sono pochi casi in Italia anche studiati con indagini dirette. È uno dei pochi casi, tra l'altro, che ci è stato finanziato dalla Regione Campania, forse l'unico, quindi spesso questi sforzi li facciamo appunto senza avere grandi risorse economiche. Questo invece è stato un caso che per fortuna ci ha permesso di poter
poter portare avanti gli studi. Abbiamo fatto 5 perforazioni, queste 5 perforazioni, l'ultima fatta nel sinkhole dopo che è stato colmato, beh, ci hanno mostrato una geologia molto chiara e anche un modello geologico, diciamo, quindi di genesi molto molto chiara di sinkhole. In sostanza sul miocene, appunto in facies di Frisch, poggia l'inibite campana, che conoscete tutti essere un marker importante per la piana campana, e su questa inibite campana ci sono alcuni metri di materiale piroclastico sciolto. In sostanza si instaura una circolazione tra diciamo massicci carbonatici attraverso condotti calcici sopra il tufo grigio campano. Questa circolazione crea fenomeni, diciamo, di erosione sotterranea e quindi talora, diciamo, sprofondamenti improvvisi legati a questa circolazione prevalentemente in senso orizzontale. Sicuramente in questo caso quindi le indagini hanno mostrato che non c'è nessuna interazione tra substrato profondo e sinkhole, quindi questo è un altro caso a nostro avviso abbastanza chiaro. Altri casi abbastanza chiari sono quelli, diciamo, di liquefazioni durante terremoti, come il lago di Sinizio, che tutti conoscete sicuramente durante il terremoto dell'Aquila. Ma vorrei invece soffermarmi soprattutto su quelli che sono i problemi ancora aperti. Ad esempio il grande lago di Terese, il lago di Terese che si è formato nel 1349 durante un forte terremoto, un fortissimo terremoto, il lago non esisteva prima. Anche qui noi non sappiamo ancora bene se si tratta di una liquefazione, diciamo, delle sabbie, dei terreni saturi presenti appunto in profondità, oppure se di uno sprofondamento dei travertini che si ritrovano, diciamo, in superficie. Occorrerebbero fare degli studi, diciamo, studi di maggiore dettaglio. Altre zone un po' problematiche sono un po' simili a quelle del Lazio, sono quelle del lago Falerno, dove abbiamo, diciamo, sul versante sud-ovest del Monte Massico, sud-est, tutta una serie di grandi voragini, parliamo di centinaia di migliaia di metri cubi, con, diciamo, affioramento della falda durante questi sprofondamenti. In realtà non conosciamo niente di questi, come età, come, diciamo, cronache storiche di questi sprofondamenti, così come per il lago di Correa, una profondità, uno sprofondamento di circa 200 metri di diametro per 40 metri di profondità. Sappiamo che queste voragini, diciamo, quando avvengono o attualmente sono, diciamo, in contatto con la falda più superficiale, però non sappiamo, diciamo, se sono collegati o meno, cioè quanto si sono formate, in che momento e quali sono le reali cause. Sappiamo che si sviluppano depositi alluvionali piroclastici fini, ma per questo non calcificabili, in quanto, come diceva anche Stefano Aniso, i terreni sono prevalentemente piroclastici, quindi silicei. Il substrato è molto profondo, 300-400 metri in alcuni casi. Si formano in corrispondenza della falda, sicuramente in terreni saturi, si allineano lungo direzioni preferenzialmente faglie antiappenniniche, sono molto recenti perché tagliano depositi alluvionali alto-olocenici, ma non si hanno dati storici sulla loro formazione. Quindi come si spiega la loro genesi? Probabilmente sono legate a forti terremoti, a liquefazioni, oppure hanno regimi idrogeologici particolari. Io propendo più per questa seconda ipotesi, ma non abbiamo ancora le prove sperimentali certe, scientifiche. Quindi questo breve excursus sui sinkhole di origine naturale di pianura. Ora passiamo ai sinkhole invece di origine naturale in contesti carbonatici. La Campania ha molti sinkhole di natura calcarea, alcuni in zone molto critiche, molto, diciamo, a mio avviso anche con altre situazioni di rischio. I sinkhole, diciamo, in massicci carbonatici si possono formare sui versanti o alla base dei versanti, come in questo caso a Solopaga. Vediamo che i sinkhole si aprono nel detrito, nei conodi alluvionali, ma sono chiaramente collegati al substrato calcareo, in quanto alcuni di essi si aprono appunto nei calcari prevalentemente cretacici. Uno studio condotto recentemente su circa 200 sinkhole censiti in tutto l'Appennino centro-meridionale del Lazio e della Campania e dell'Abruzzo anche, ha permesso di trarre alcune considerazioni. Quali sono queste considerazioni? Sono, a nostro avviso, aspetti scientifici ormai abbastanza consolidati. Si tratta sicuramente di forme che chiaramente hanno un'evoluzione dal basso verso l'alto, questo è chiaro, è una definizione di sinkhole proprio. Si allineano sempre su importanti linee di faglia e si sviluppano principalmente lungo fasce cataclastiche. E in quasi tutti i casi alla base del versante sono presenti sorgenti falde mineralizzate con presenza di CO2, spesso sorgenti sulfure, molto spesso, e quasi sempre presenza di travertini. Si formano soprattutto alla base dei versanti in vicinanza della falda, cioè dove la copertura tra calcari e falda è più ridotta. È difficile trovare sinkhole in alta montagna, 1000-1500 metri di altezza. È molto più probabile e più facile trovarli nella fascia pedemontana, chiaramente.
I sincrono poi si sviluppano sempre con forme geometriche molto regolari, quindi diciamo hanno forme molto fresche, diciamo, dal punto di vista geomorfologico, poi nel tempo si oblitano e assumono forme più ellittiche. Si aprono in settori di elevata sismicità e possono coinvolgere, questa è una cosa molto importante almeno per la Campania, fino a diverse centinaia di migliaia di metri cubi di materiale. Vedremo qualche esempio. Relazioni tra sincrono e tettonica, molti autori hanno già scritto su queste cose. Chiaramente noi vediamo che quasi sempre i sincroni si formano, si sviluppano su faglie che hanno evidenze di movimenti, diciamo, del Pleistocene superiore, insomma, olocene, sono faglie recenti sicuramente. Possiamo anche notare che mettendo, diciamo, la posizione del sincrono rispetto alla faglia basale, vediamo che circa il 70% dei sincroni si sviluppa a una distanza di 150-200 metri dalla faglia basale, bordiera del versante. Quindi c'è un'interazione tra faglie attive. Questo è un esempio, ma ne potremmo vedere tanti altri. Purtroppo poco tempo, abbiamo solo 15-20 minuti per poter parlare di queste cose molto interessanti. Questa è la zona della faglia di Monte Marzano, in cui si vedono, c'è un'alta distribuzione di sincroni, la zona di contursi, e queste sono evidenze di fagliazioni attive con nastrini e così via. I sincroni si formano poi, abbiamo visto, questo è uno studio che stiamo portando avanti, in zone, diciamo, estremamente fratturate. In questa zona è riportata una fascia cataclastica molto ben evidente in campagna. Osservazioni fatte sia nei sincroni, sia qui a Pianelle, ma anche in altre zone, vedi, in penisola sorrentina o nel casertano, stanno mostrando sempre di più che, diciamo, i sincroni sono, nei sincroni si ritrovano qualità dell'ammasso, cioè delle rocce, molto molto scadente. Quindi c'è una relazione tra fasce cataclastiche, estrema fratturazione e formazione dei sincroni. Interazioni con l'idrogeologia. Abbiamo detto già prima che in tutte le zone di sincroni sono presenti sorgenti, falde mineralizzate. Una cosa molto interessante è che abbiamo visto che la base del sinkhole si trova come quota sempre a pochi metri rispetto alla falda basale, nel senso che, diciamo, la stragrande maggioranza dei sinkhole, se misuriamo la profondità del sinkhole rispetto alla falda basale, diciamo, questa distanza è veramente minima, nell'ordine di 50-100 metri. Se poi consideriamo che il sinkhole nello sprofondamento deve aver coinvolto anche parte del, cioè il motore, quindi è prossimo alla falda basale, questo si vede in questi due grafici. La presenza di acque minerali in Campania si vede benissimo, questo sia sul Monte Massico, su, diciamo, nel Matese, nel Telese, scusatemi, Contursi, che penisola sorrentina, coesistono sinkhole, acque minerali, sorgenti sulfure e travertini. Altra cosa importante, ma soprattutto negli aspetti applicativi, è che i sinkhole dai sinkhole si generano anche fenomeni deformativi di versante. Questa è una situazione della penisola sorrentina, non so se riuscite a vedere dalla slide, questo è un sinkhole, vedete, molto geometrico, ben definito. A monte ci sono delle profonde fratture di trazione, profonde per più di 90 metri, questo versante quindi si sta leggermente, diciamo, deformando, e queste, vedete, sono le evidenze di questa deformazione. Questo è un altro spacco trovato un po' più ad est nella zona di Pozzano. Quindi, diciamo, ai sinkhole si associano anche deformazioni spesso notevoli, di grande entità, di versante. Tuttavia restano ancora da chiarire alcuni aspetti, e quindi a mio avviso, diciamo, spunti per nuove ricerche. Quali sono? Ma i sinkhole dei calcari quando si generano? Durante forti terremoti? In realtà ora vedremo, abbiamo pochi casi conosciuti. Sono sempre sicuramente fenomeni improvvisi, catastrofici, oppure possono avere un'evoluzione lenta per continua dissoluzione e quindi operata da una circolazione idrica profonda. I fenomeni sono sempre da imputare a calcificazione della roccia, quindi alla presenza di cavità, oppure no, ora vedremo un po'. Gli sprofondamenti possono dare segni premonitori, questo sarebbe importante soprattutto per il monitoraggio di zone ad alto rischio, zone critiche. Per quanto riguarda i rapporti tra sinkhole carbonatici e terremoti, esistono sicuramente molte più relazioni tra sinkhole di pianura e terremoti, sia in Calabria che nel Lazio, ma per quanto riguarda i sinkhole carbonatici abbiamo pochi esempi. Questo è un esempio riportato in letteratura nella zona di Sigillo. Questo è un sinkhole che si è creato su Monte Marzano di circa 200.000 metri cubi, in realtà non proprio durante il terremoto, 4-5 mesi dopo il terremoto. Questo è già qualcosa, diciamo, un po' strano da capire. Sicuramente i sinkhole si trovano in zone molto sismiche, come la zona di Telese, di Monte Marzano,
della penisola sorrentina. Questo è un altro caso in cui, grazie alla collaborazione con la professoressa Paola Tuccimei, abbiamo datato una stalattite che è stata tranciata letteralmente in due dal movimento di questa frattura beante legata a questo sinkhole circa 400 anni fa, ma in realtà se guardiamo poi un po' tutti i dati di sinkhole nell'Appennino centro-meridionale, i dati certi su, cioè di relazioni tra terremoti e sinkhole carbonatici non sono tantissimi al momento. Quindi questo rimane ancora un aspetto ancora da studiare, da chiarire meglio. Chiaramente un altro aspetto da chiarire è quello, vedete, questa forma freschissima, netta, diciamo, di uno sprofondamento nella zona dell'Aquilano, sono sicuramente queste forme, queste morfologie da imputare a fenomeni improvvisi, catastrofici, mentre invece in questa zona, vedete, a Terese, ad esempio, i sinkhole sono molto svasati, hanno delle forme più mature, quindi anche questo non è ancora chiaro, se il sinkhole è sempre un fenomeno di sprofondamento improvviso oppure tutte diciamo, le forme che noi chiamiamo sinkhole, anche diciamo con fenomeni dal basso verso l'alto, possono essere anche morfologie più lente e quindi meno diciamo, pericolose per certi versi. Il problema delle cavità, beh, la nostra casistica ci fa vedere che in molti casi effettivamente alla base dei sinkhole sono state ritrovate delle cavità, ci sono delle cavità anche di grandi dimensioni, come qui nel Casertano o nella zona di Terese, così come qui nella zona della penisola sorrentina, grandi cavità venute tra l'altro scoperte durante la costruzione di alcune gallerie, ma in tanti altri casi noi osserviamo che alla base dei sinkhole esistono zone molto fratturate, ma con assenza di cavità. Ora questa cava che ora vedete qui ha raggiunto praticamente la parte bassa del sinkhole, siamo andati a controllare, non ci sono assolutamente fenomeni di calcificazione in atto, stalattiti, stalagmiti, concrezionamenti, non si vede assolutamente niente, così come anche all'interno del sinkhole di pianere su contursi. Quindi anche questo è un aspetto ancora da chiarire, cioè è necessaria la presenza di una cavità oppure si può parlare di una porosità della roccia per la formazione di sinkhole? Studi, diciamo, su questo, ora lo diremo un po' più avanti, ci fanno propendere anche per questa seconda ipotesi. Per quanto riguarda i meccanismi evolutivi, quindi almeno per i sinkhole carbonatici, riteniamo che sia molto importante la circolazione idrica sotterranea di una falda mineralizzata, venute endogene, quindi di CO2 e di idrogeno solforato, formazione di microvuoti, non necessariamente di grandi cavità, e poi collasso improvviso, probabilmente, ma tutto da verificare durante forti terremoti. Siamo alla conclusione, quindi diciamo le ricerche attualmente in corso ci stanno facendo vedere che oltre appunto alla calcificazione sembra giocare un ruolo molto importante la fratturazione e soprattutto la porosità della roccia legata alla fratturazione. Le misure geomeccaniche nei sinkhole ci stanno facendo vedere che una costante presenza della scarsa qualità della roccia, quindi con presenza appunto di microporosità. In altri casi la circolazione idrica sotterranea, i fenomeni di condensazione hanno fortemente alterato la roccia, questa è un'altra cosa che stiamo notando in alcuni sinkhole molto recenti e quindi diciamo sono in atto delle analisi mineralogiche proprio per capire come si è arrivata a questa alterazione, a questa riduzione delle caratteristiche fisico-meccaniche della roccia. Le ultime due slide. Le ricerche future. Sicuramente sarà importante condurre studi di maggior dettaglio sulla paleosismicità, cercare di fare datazioni assolute sui sinkhole e quindi fare correlazioni su forti terremoti, vedere quali sono i terreni più recenti coinvolti, insomma andarci a cercare nel dettaglio quali possono essere questi indizi per datazioni assolute. Quindi ricerche storiche, come diceva anche la dottoressa Nisio, molto importanti. Approfondire studi sulla circolazione idrica sotterranea, ormai è chiaro che sia nei sinkhole di pianura che in quelli carbonatici l'idrogeologia è fondamentale, approfondire l'aspetto geomeccanico, quindi degli ammassi rocciosi, e poi approfondire gli aspetti legati alla risalita di gas dal profondo. Allora, qual è la mia conclusione? La mia conclusione, ripeto, è che alcuni aspetti a mio avviso non sono ancora del tutto chiariti e quindi spesso si parla di suscettibilità, ma la suscettibilità, lo ripeto, può essere una suscettibilità significativa quando è di dettaglio, quando diciamo, si parla di scala a 5.000, al 2.000, al 1.000, soprattutto per un centro abitato, e quando si conoscono le genesi di queste forme, che abbiamo visto possono essere molto diverse da punto a punto. Allora, per parlare di suscettibilità, quindi bisogna parlare di genesi delle forme, è importante, a mio avviso, fare delle altre indagini, che spesso non vengono fatte nei sinkhole. Perché non vengono fatte? Perché non ci sono risorse economiche, diciamo, disponibili. Allora, io quello che faccio alla fine è un invito è quello di cercare di mettersi un po' insieme tra i vari ricercatori e cercare di fare su alcuni casi di studio che possono essere rappresentativi per diversi contesti regionali, per esempio grandi sinkhole di zone di pianura o grandi sinkhole di massicci carbonatici,
creare un team di persone che possono lavorare quindi con, diciamo, con molti, diciamo, diverse conoscenze, facendo delle indagini profonde. In alcuni casi, per quello che abbiamo visto, il motore di sinkhole è sicuramente più profondo di 150-200 metri. Se non si fanno delle indagini, se non si raccolgono dati a queste profondità, probabilmente resteremo sempre un po' su discorsi tipo teorico. E quindi, diciamo, l'invito è questo, è che in questo modo si potrebbe ricavare dati molto sperimentali, molto interessanti, che forse sinkhole potrebbero fornire per la loro interazione con la circolazione idrica profonda tettonica regionale. Questo è il mio invito, cercare di collaborare un po' su questi aspetti con indagini mirate e costose, facendolo insieme. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Santo per questa interessante carrellata sull'entità e la tipologia di fenomeni di sinkhole nella regione Campania. Diciamo, il messaggio che lei ha lanciato è sicuramente interessante per il mondo accademico, perché come era stato detto nella fase iniziale del lavoro, in effetti gli studi, diciamo, su questo tipo di fenomeno sono ancora pochi, ecco, e poco approfonditi. Quindi spero che, ho visto che ci sono diversi accademici in sala, che questa sua, diciamo, domanda possa trovare quanto prima una risposta. Noi come istituto siamo chiaramente sempre molto disponibili anche a sviluppare forme di collaborazione con le università, lo stiamo facendo, lo faremo sempre, quindi da parte nostra le porte sono non aperte ma spalancate, quindi mi auguro, ecco, che questo tipo di disciplina possa essere sempre più inserita anche nei piani di studio, diciamo, anche degli studenti che si affacciano al mondo della ricerca e della geologia. Grazie ancora, professore.